Bene, buonasera a tutti, a tutte le persone intervenute che ci fanno emozionare ancor più, visto che dobbiamo raccontare tre donne che sono estremamente importanti, significative, e questo ha aggiunto un po' di adrenalina a questo appuntamento, anche perché abbiamo voluto, come tre uomini, abbiamo voluto interpretare queste tre donne. Iniziamo questa sera da Teodora, ne parleremo Marcello Landi, che è alla mia sinistra, lo conoscete tutti? Alla mia destra, l'emozione mi fa cambiare addirittura il senso di marcia. alla mia destra. Marcello Landi lo conoscete, si occupa di arte fin da quando portava i calzoni corti, artista, educatore, è stato dirigente scolastico e anima la vita culturale della nostra città. Alla mia destra, più vicino a me, Francesco Farinelli, che si occupa di comunicazione a livello professionale e soprattutto è esperto di comunicazione web, e vi offrirà una lettura delle nostre tre donne legata a questi moderni sistemi di comunicazione. Continuo io, che dovrei occuparmi del quadro storico, anche se cercherò per dimestichezza maggiore anche di occuparmi del quadro geografico, perché c'è un'importanza anche della collocazione geopolitica di queste tre donne estremamente importanti in due epoche diverse, due epoche strategiche. Una è la prima metà del VI secolo, l'altra la prima metà e oltre la prima metà dell'Ottocento. Quindi periodi estremamente importanti nell'evoluzione del nostro paese, e che riguardano poi in particolare Ravenna. Perché riguardano Ravenna? Perché Teodora nasce alla fine del V secolo e dopo 25 anni circa sposa Giustiniano e con lui detiene in pratica il potere politico e religioso dal 527 fino alla sua morte dell'impero romano d'Oriente. È quindi una storia, quella di Teodora, che è estremamente viva e importante, perché in Teodora si racchiudono una serie di giudizi storici complessivi. Allora, inizio dal quadro politico, che è questo. Costantino fonda la sua città, Costantinopoli, nel 330. E dopo aver sistemato le questioni legate alla dottrina, alla religione, con il concilio di Nicea nel 325, cinque anni dopo fonda Costantinopoli. È una città che incontra l'Oriente e la romanità, ma la romanità già, il mondo greco-romano e il mondo orientale si incontrano in questa città, fondata e costruita con criteri estremamente moderni. Che cosa fa Costantino? Costruisse
fa edificare una città piena di luoghi di aggregazione, come le terme, il circo, grandi piazze, arene, ma soprattutto la dota di strutture annonarie, magazzini, depositi di acqua, vi fa affluire acquedotti che riforniscono le terme e riforniscono le cisterne. Chi di voi è andato a Costantinopoli, che ora si chiama Istanbul, ha visto di sicuro resti di questa magnificenza. Qual è la ragione per la quale Costantinopoli è decisiva e sarà decisiva per un migliaio di anni a seguire nelle sorti del mondo? La sua collocazione è l'aver capito che lo spostamento verso Oriente da Roma, della capitale dell'impero, avrebbe portato una serie di benefici, ma dovevano essere conservati questi benefici. E naturalmente è un impero, quello fondato da Costantino I, che si basa sul fatto di avere comunque un segno unificante nell'ortodossia. Non a caso il concilio di Nicea nel 325 fissa i dettami di questa dottrina per arginare l'arianesimo, per eliminare le forze centrifughe che vedremo poi non saranno tanto eliminate, coabiteranno, però riusciranno a essere contenute e ad essere anche nel tempo vinte. Quindi l'arianesimo e poi successivamente l'altra eresia, quella monofisita, che riguarderà particolarmente Teodora, e lo vedremo subito. Nel senso che questa imperatrice nasce in uno strato sociale estremamente basso. Perché nasce in uno strato sociale estremamente basso? Perché nasce figlia di un domatore o di un guardiano di orsi al circo. Il circo però non era qualcosa di... Il circo era l'ippodromo, non era qualcosa di legato esclusivamente alle corse, all'esibizione di combattimenti con animali o di corse con le bighe. Era anche il luogo della vita sociale e civile, istituzionale di questa città. Lì correvano le bighe, gli aurighi indossavano delle giubbe, erano quattro, e ognuno aveva una giubba diversa dall'altro, un po' come i fantini negli ippodromi attuali, ognuno ha la sua giubba, che è la sua scuderia, rappresenta la sua scuderia. Allora c'erano quattro fazioni, le fazioni avevano dei colori, il rosso, il bianco, il verde e l'azzurro, e a queste fazioni corrispondevano anche delle associazioni, che erano dei partiti politici, che erano, si occupavano un po' di queste cose. I verdi erano più legati agli strati popolari, e Acacio, padre di Teodora, era della fazione dei verdi. Gli azzurri erano più legati agli strati più importanti, di più elevato rango sociale. L'attività dell'ippodromo prevedeva che ci fossero degli spettacoli che erano molto più leggeri. Ormai c'era stata una decadenza di costumi, una decadenza dell'impero romano ormai acclarata. Tenete presente che in quel discorso che facevo prima di nuova collocazione di una capitale più ad oriente per intercettare una serie di possibili benefici e per arginare le spinte centrifughe ci stava anche la decadenza di Roma.
la decadenza dei costumi, ma anche la decadenza difensiva. Ormai la penisola è assalita da orde barbariche che ormai hanno cancellato questo impero. E all'ippodromo si rappresentano anche degli spettacoli. Non è più, in questa decadenza non c'è più la tragedia greca, nella quale non recitavano le donne. C'è un abbassamento dei costumi, c'è uno spettacolo molto più leggero, un avanspettacolo, se mi permettete il termine, anche pieno di doppi sensi, più volgare, dove recitano, ci sono delle ballerine, dove recitano i mimi. Teodora molto probabilmente fin da bambina inizia a essere introdotta in questo ambiente che è i cui confini fra spettacolo e prostituzione sono labili. Da qui si può capire come una certa letteratura, soprattutto dovuta a Procopio di Cesarea, che poi scrive un'opera che viene tradotta Storia Segreta, già il nome non è poi, perché Procopio di Cesarea era un eccellente dignitario storico, biografo dello stesso Giustiniano. E quindi bisogna mettere una serie di ipotesi un po' così, di prendere questa storia segreta tradotta nel 600 un po' con beneficio di inventario. Comunque andiamo avanti. Teodora poi, da questa prima esperienza, lascia Costantinopoli e va in Cirenaica, in Egitto e in Siria, dove incontra l'eresia monofisita e diventa una seguace del monofisismo. Monofisismo, una sola natura, proprio il termine, una sola natura, perché i monofisiti dicono che non c'è differenza, in pratica un'eresia, perché al concilio di Nicea avevano stabilito che c'erano due figure, due cose, erano la consustanzialità che viene introdotta, dice che sono due figure distinte, Cristo e il figlio e il padre, sono distinte ma unite. Invece i monofisiti dicono no, una sola natura, quindi viene assorbito il figlio dal padre nella sua divinità. Non so se sono stato, non posso essere molto lungo, e comunque non sarei in grado di andare oltre a un giudizio estremamente superficiale. Che cosa succede? Che Teodora rientra, dopo aver avuto da questo incontro con questa eresia, che comunque è importante in quelle regioni, nelle regioni soprattutto che corrispondono all'attuale Siria, al Medio Oriente, che separano in un certo qual modo il mondo persiano dal mondo ellenistico e dal mondo romano, ritorna a Costantinopoli, che oltre ad avere avuto questa grande impronta di modernità fin dalla sua fondazione, ora è veramente una città al rango di capitale del mondo, perché è collocata strategicamente a ponte fra l'Oriente e l'Occidente e può contare su una serie di baluardi difensivi lungo il Danubio, tenendo sopra il Danubio le popolazioni barbare, e quindi si difende in tutta la penisola balcanica. Ci sono questi presidi difensivi
alla Dacia, alla Tracia, che rendono, che difendono appunto il confine settentrionale dell'impero. Quindi rientra Teodora nel momento in cui Giustino, che ha fra il suo nipote prediletto Giustiniano, c'è ancora Giustino al potere come imperatore. Teodora rientra a Costantinopoli, svolge un lavoro onesto e del tutto diverso da quello del circo e dell'ippodromo, e incontra Giustiniano e i due si sposano nel 525. Per sposarsi Giustiniano riesce a fare ad applicare una legge nuova, altrimenti una persona del ceto sociale dal quale proveniva Teodora non avrebbe assolutamente potuto sposare una persona del rango di Giustiniano. Giustiniano quindi non chiede allo zio una deroga, ma introduce una legge nuova che abbatte questi squilibri sociali. Pensate, già Teodora non è ancora imperatrice, ma già favorisce una legge che per il tempo è del tutto innovativa. È del tutto innovativa. Poi, dopo due anni, Giustino lascia il trono di imperatore al suo nipote prediletto e favorito. Giustino era macedone, quindi anche Giustiniano veniva dalla Macedonia, lo lascia Pietro Flavio Sabbazio, è il nome di Giustiniano. Prima mi ero incartato, mi ero dimenticato, e mi veniva in mente Pietro Flavio Sabbazio, e dicevo, come si chiama? Giustiniano. I due vengono acclamati all'ippodromo, perché è il centro della vita sociale dove si riunisce il Senato, è l'ippodromo. Vengono acclamati imperatore e imperatrice. E questo fatto pone già un primo interrogativo sull'opera di Procopio di Cesarea, perché se fosse del tutto vero, se fossero tutte vere le maldicenze molto, molto tranchant di Procopio su Teodora, il popolo delle fazioni dell'ippodromo, che era un popolo rissoso, che non aveva paura di nulla, lo vedremo poi dopo con la rivolta di Nica, avrebbe detto subito quello che pensava del passato dell'imperatrice. Quindi qui c'è già il primo interrogativo sulla veridicità delle osservazioni di Procopio di Cesarea, che di sicuro ha esagerato, tanto è la sua esagerazione nei toni soprattutto che utilizza, che sembra quasi che dia adito a pensare che non dicesse la verità, tanto che molti storici dicono ma è talmente esagerato che non può essere vero il discorso. Però noi pensiamo che comunque da quel passato che di sicuro Teodora aveva vissuto, lei sa riscattarsi con grande capacità. Perché che cosa succede? Che lei amministra il potere imperiale con grande autonomia e distanza dallo stesso Giustiniano, anche perché lui è di sicuro un protettore dell'ortodossia e lei riesce a proteggere il monofisismo, riesce a proteggere quest'eresia che comunque è combattuta, ma combattuta anche violentemente. Non solo, ma questa eresia lei la utilizza anche in maniera diplomatica, facendo capire che la permanenza di questo culto
riesce a creare una fascia cuscinetto fra la Persia, fra il mondo persiano e il mondo greco-ellenistico bizantino, diciamo, no? E questo aspetto lei lo saprà sempre giocare con scaltrezza, perché Teodora è una donna scaltra, è una donna anche molto forte, energica, che prende delle decisioni anche gravi, ma tutto sommato si compensa, perché Giustiniano è una persona abbastanza lenta, ha una cultura diversa da quella di Teodora. Teodora ha una cultura molto più rudimentale nella sua cultura. Giustiniano ha una cultura, è anche molto più anziano di lei, ma nello stesso tempo ha avuto studi. Beh, sapete benissimo qual è stato, forse ho saltato un pezzettino, ma era importante dirlo, perché c'erano magazzini a Nonari, terme, e istituti scolastici. Perché era importante popolare la città di Costantinopoli e quindi renderla capitale attraverso che cosa? Attraverso vitto e alloggio per tutti, ma soprattutto studio garantito alle nuove generazioni, quindi i figli di chi andava a popolare Costantinopoli crescevano e potevano educarsi. Questo è stato la grande idea di Costantino, che poi ha permesso di arrivare a questa visione, a questa capitale che diventa, in effetti, per i motivi anche strategici, tutte le vie di commercio e le vie d'acqua passavano di lì, c'era la comunicazione fra il Mar Nero e il Mar Egeo, ma c'erano soprattutto i cammini terrestri dall'Anatolia alla penisola balcanica e al mondo macedone, ma anche alla Grecia e al resto del Mediterraneo, che allora era dominato sui mari, pensate, dai barbari. Avevano lasciato il cavallo e i vandali erano dei potenti, bravi, abili navigatori che usavano la Sardegna come una sorta di portaerei, no? Invece di avere degli aerei avevano delle navi, e la Sardegna era la loro base disseminata di porti, ma avevano anche le Baleari. Ecco un po', questo è il quadro. Teodora che cosa fa? Nell'ambito di questo impero, dei poteri imperiali, che sono poteri civili e religiosi, lei tratta tranquillamente, il Papa è sottomesso spesso anche alle ire, subisce anche le ire di Teodora, ma Teodora riesce ad amministrare con grande abilità, anche con scaltrezza, usando dei mezzi non sempre ortodossi, ecco, ortodossi, uso questo termine appositamente, però lo fa sempre nell'ambito del bene comune, che è la conservazione dell'impero, tanto che con la rivolta di Nica, che mi sembra sia poco tempo dopo la loro incoronazione, siamo nel 532, passano 5 anni, c'è questa rivolta che naturalmente dove nasce? Nasce fra le fazioni dell'ippodromo, e c'è una rivolta. I rivoltosi addirittura minacciano, destituiscono il nostro Giustiniano, che si prepara a riparare, ad andarsene. Eleggono Ipazio e Pompeo come eleggono i capi della rivolta, vengono insigniti dell'impero, dei simboli imperiali, anche se è una nomina sul campo, molto, molto legata a questi disordini violentissimi. Giustiniano si prepara a lasciare, ha già una nave armata piena di viveri, di ricchezze, di beni, di oro,
di tutto quello che possono portare via. Ma lei, Teodora, si oppone, forse memore della fatica che si fa a scalare le classi sociali, dice no, la porpora è un bel sudario, io non mollo, anzi ti esorto a rimanere qui e a difendere quello che abbiamo costruito. Sarà un bagno di sangue, perché ci saranno decine di migliaia di morti, 30.000 morti, qualcuno, i dati qui poi sono sempre da prendere un po' con beneficio di inventario, sarà un bagno di sangue, ma dalla battaglia, dai fatti, dalla rivoluzione, chiamiamola in questo modo, è comunque una rivoluzione interna, una sorta di colpo di Stato, se usassimo termini moderni, dal colpo di Stato di Nica lei diventa, non è più la ballerina che è diventata imperatrice, ma diventa l'imperatrice che salva l'impero. E salva un impero continuando a proteggere i monofisiti, nonostante ci sia sempre da parte di Giustiniano un appoggio all'ortodossia. Lei riesce continuamente a tessere tessere trame, però sempre con un grande equilibrio e con una certa eleganza, altrimenti non si capirebbero i successi della politica di Giustiniano. Giustiniano inizia a lavorare, vi avevo detto che il suo bagaglio culturale era importante, ma inizia a lavorare su un codex complessivo composto da oltre 500 leggi che naturalmente attingono al diritto romano a piene mani, ma nello stesso tempo c'è in questa attività legislativa molto molto importante, che si prolunga anche dopo la morte di Teodora, un'attività di legislativa legata all'abolizione di tutta una serie di limiti che ponevano ponevano in condizioni di grande inferiorità la donna nelle separazioni, nelle cause di divorzio dovute ai tradimenti che vengono sempre addebitati soltanto alla donna, e invece cambia il diritto anche in quelle cose. Possiamo quindi considerare Teodora anche una sorta di femminista, se mi permettete il termine, cioè è una figura che riesce a trovare in quel periodo, siamo nel VI secolo, nella prima metà del VI secolo, riesce a trovare uno spazio di discussione, di dialogo, nel quale la donna è al pari dell'uomo, come sono al pari i due cortei, di cui dopo parlerà Marcello, i due cortei di Teodora e Giustiniano sono sullo stesso livello, a pari altezza nella Basilica di San Vitale. Ed è questa la cosa più importante, perché Teodora, al culmine fra l'altro del raggiungimento della massima espressione politico-economica di Bisanzio, usiamo questo termine anche se loro il termine è successivo, è nostro, quello di è al massimo del suo potere politico e religioso, e l'espressione massima del potere politico e religioso è a Ravenna, è a San Vitale, con questa basilica che è l'impronta dello stile orientale ottagonale, a pianta concentrica, e quindi con l'impronta del potere
religioso e politico dell'impero. La massima espressione è al di là del mare, a Ravenna, dove Giustiniano e Teodora non vengono mai, ma sono racchiusi in questa grande iconografia che suggella questo massimo splendore di Costantinopoli. E se Giustiniano ha che è un uomo, noi siamo parliamo delle donne, e se dietro a un grande uomo c'è spesso una grande donna, dietro un grande imperatore come Giustiniano c'è una grande imperatrice come Teodora. Adesso Marcello. No, io adesso, dopo questa impostazione storica molto bella e molto corretta di Barberini, io mi abbandonerò del gossip, perché credo che parlare di Teodora voglia dire parlare di tutto e del contrario di tutto, perché è stato scritto su di lei di tutto e di contrario. Io ho conosciuto Teodora che avevo 11 anni, perché avevamo l'aula di mosaico esattamente di fronte all'ingresso di San Vitale, quindi appena potevamo scappavamo e andavamo a cercare i soldi che i turisti buttavano dentro a questa specie di fontana, credendo che fosse, non so, la fontana di Trevi probabilmente. Allora col custode facevamo questa specie così di piccolo furto alla curia. E quindi guardavamo queste immagini di Teodora. Ed è veramente, poi nel tempo ho scoperto chi era, però lì facevamo dei giochi e ci eravamo accorto di alcune cose. Per esempio, prima diceva Barberini che i due pannelli, Giustiniano e Teodora, si equivalgono. Non è esatto, la figura più grande, più alta che esiste è Teodora, non è Giustiniano. E quindi questo ha già un significato importante per quel periodo. L'altra cosa è che Teodora ha nella veste ha i re magi, cioè che era il simbolo della sapienza e della saggezza, non era il simbolo, cioè quindi è molto più considerata. Poi è chiaro che ci sono altre rilevanze, per esempio Teodora e Giustiniano sembra che abbiano quasi la stessa età. Ora lì Giustiniano ha fregato un po', perché ha fatto come quelli che su Facebook mettono la foto di quando avevano 20 anni. Lui si è fatto ritrarre a mosaico di quando era giovane, ma quando Teodora aveva quell'età, Giustiniano era molto più anziano, poi quasi tutti avevano la barba in quel periodo, quindi lui si è fatto fare proprio una specie di ritocco a mosaico, come fanno oggi le dive, e quindi si è presentato quasi simile. Poi c'è un altro dato importante, che non so dopo se ci sia anche nelle immagini, che è nei piedi. Ora, mentre dove c'è Teodora nessuno si pesta i piedi, nel corteo di Giustiniano tutti si pestano i piedi, perché il potere era che da Giustiniano in poi uno pestava i piedi andando indietro, un po' come succede a Ravenna ancora oggi, e quindi ci sono dei segnali e dei segni di potere e di trasmissione di comunicazione che sono importanti da decifrare, no? Poi Teodora, adesso parto così ma vado a braccio, poi Teodora è vestita con la porpora, cosa che era solo, a quel punto lì conosciamo Gesù Cristo e pochi altri che vestono con la porpora. E la porpora che cos'era? La porpora era il simbolo della cosa più rara e più preziosa che ci fosse. Noi alcuni anni fa abbiamo fatto un convegno sul filo di Teodora qui a Ravenna, dove appunto abbiamo trovato chi e di che cosa era fatto questa veste. Perché Teodora è veramente un brand importante, che Ravenna non ha mai usato, ma è un brand importante nella moda, in tutti i settori, poi lo vedremo dopo. Ed è importantissimo perché questo abito è fatto con la seta di mare. La seta di mare è quella cosa che si estrae dalle conchiglie che sono sott'acqua ed è la cosa più leggera, molto più leggera del cashmere, di qualsiasi altra cosa. Ed è importante perché è il simbolo del potere, quindi anche nei mosaici di Ravenna il potere ce l'ha Teodora. Ora, prima
ci diceva giustamente Barberini che lo storico principale è Procopio. Ora, Procopio è attendibile come tutti gli storici, cioè Procopio non sopportava Teodora, proprio erano nemici dichiarati. Da quando Teodora aveva abbracciato, come si diceva prima, no, che era diventato monofisita, e ha spiegato benissimo come, lui gli ha dichiarato guerra e ha scritto di tutto di più, no? Lui diceva che era un'imperatrice venuta dal bordello, che è anche vero, perché infatti Teodora è la prima pornostar della storia dell'arte, e come è stata la prima che ha manifestato il proprio essere senza vergognarsi di quello che era, e diventando imperatrice salvando l'impero almeno un paio di volte, come ci ha raccontato lui prima. Quindi se non c'era Teodora noi non avremmo i mosaici di Ravenna, non avremmo avuto l'impero bizantino, non avremmo avuto Giustiniano. In questo senso è giustissimo quello che diceva prima, che è una femminista 15 secoli prima, insomma, è la prima donna che conquista il potere con i mezzi che a lei giustamente gli si riconosceva, e anche, usando anche la propria bellezza. E poi possiamo vedere, io per esempio ricordo in quest'aula di aver sentito una bellissima conferenza dell'Isotta Fiorentini, che è scomparsa poco tempo fa, che mi piace sempre ricordare, dove diceva che sotto il palazzo a Istanbul Teodora aveva fatto una vera e propria tintoria e una produzione di abiti, cioè la prima maison di moda che esiste fu fatta a Istanbul da Teodora, dove non a caso vedete i vestiti anche delle ancelle, di tutto quello che c'è attorno, sono ricercatissimi, c'è uno studio dei disegni, delle simbologie, dei colori, che è veramente una cosa importante. Dopo capiremo perché le più importanti maison di moda si sono occupati di lei in qualche modo, no? E dei mosaici. Proviamo ad andare avanti a vedere quella dopo, cosa c'è che non mi ricordo. Però poi per almeno 8 secoli, 10 secoli, non si parla più di lei. Dante non ne parla, per esempio. Vabbè, Dante non parla dei mosaici in generale, si ispira a loro ma non ne parla. Questo per esempio è del 1880, Benjamin Constant, dove si vede Teodora raffigurata al Colosseo. Ora il Colosseo non si vede quasi. È una Teodora improbabile, una Teodora vestita in abiti completamente differenti, però è l'inizio della ripresa che avviene verso l'Ottocento della figura di Teodora e dell'importanza di Teodora e del mosaico. Andiamo avanti, adesso vi farò vedere un po' di immagini, perché poi dopo lui ci tornerà in modo molto più preciso. Ecco, questa che vediamo tutti è Klimt, perché così come per Dante Alighieri, che fino al Risorgimento nessuno se n'è più occupato, anche per il mosaico e anche Teodora, che è un po' il simbolo di tutto questo, non era stata minimamente considerata. Finché alla fine dell'Ottocento, prima abbiamo visto con Constant, e poi con Klimt, cominciano a venire tutti a Ravenna. E quando dico tutti, cioè Klimt è uno dei primi che viene anche un paio di volte. Poi comincia ad arrivare Klee, poi cominciano ad arrivare, dopo vabbè arriverà Balthus più tardi, cominciano ad arrivare anche quelli che hanno poco a che fare col mosaico. Però l'arte del Novecento e l'avanguardia del Novecento nascono a Ravenna, dopo che si fa il Grand Tour a Ravenna. Questa è una cosa importantissima che Ravenna non ha mai saputo fare, a sfruttare, diciamo, ma neanche a studiare. Se voi pensate adesso che c'è un'immagine di Teodora, la copia dei famosi mosaici che girano ormai dal 1952-53 per il mondo, anche in luoghi in cui non era importante andare, adesso Teodora è a New York, per esempio, no? È a New York a una mostra di Klimt, proprio per testimoniare l'importanza che ha avuto nell'immaginario di questi artisti. Ma perché? Perché nell'Ottocento crolla tutto il Rinascimento, diciamo così, come concezione della prospettiva. Cioè, no, la prospettiva non è solo un fatto, come dire, tecnico, è una filosofia di vita, è un modo di pensare, di concepire, no? Appunto il punto, che tutto converge a un punto. Ecco, nei mosaici di Ravenna non c'è un punto cui tutto converge, addirittura la prospettiva è ribaltata verso di noi, un po' come succede con la televisione e non con le altre, con gli altri medium. Per cui c'è un ribaltamento, è un interessamento di questa cosa. Non esistono più le ombre così come le si rappresentavano nel Rinascimento, non esistono più le prospettive, quei punti di fuga che vanno a finire all'infinito. Tutto diventa piatto e tutto diventa improvvisamente, come dire, frantumato, no? Lo stesso Cézanne, che è un po' il padre, adesso io non so se sia vera quella teoria che a me affascina molto, ma che Cézanne venisse da Cesena, quindi il nome fosse storpiato, no, fa sorridere anche a me,
però pare che i genitori di Cézanne emigrati in Francia fossero soprannominati così e il nome venisse fuori appunto che è venuto da Cesena, e quindi se veniva da Cesena non poteva non conoscere i mosaici. Comunque sicuramente li conosceva per il lavoro che ha fatto, per la frammentazione, per come ha scomposto le immagini e la continuità delle linee, no? Esattamente come succede a Ravenna, dove tutto è piatto. Tutto è piatto un po' come lo è anche oggi. Cioè il web e la rete non ha più punti di fuga. È per questo che anche nell'arte contemporanea che si ispira alle tecnologie d'avanguardia sono più vicine al mosaico che a molti altri periodi storici, molto più, cioè più vicino diciamo al mosaico Ravennate che a Piero della Francesca, per dire, proprio perché la rete e diciamo anche il 3D, che è un po' un gioco, no? Le nuove realtà 3D, ecco, tra il 3D e noi c'è un'enorme differenza, cioè siamo tornati ad una dimensione pre-tolemaica, cioè siamo tornati ad una forma di nuovo medioevo, e allora salta fuori per forza le immagini del mosaico di Teodora. E questo potrebbe essere un modo per affrontare la politica culturale a Ravenna importante, perché abbiamo dato i Natali al Novecento nelle arti figurative e stiamo dando i Natali inconsapevolmente anche all'arte del 2000, proprio perché è più rivolta verso ad una visione così frantumata, dove appunto c'è l'oro, anche se, come mi dicono gli esperti, l'unico colore non riproducibile coi computer è l'oro. Questo è l'unico che non si riesce a riprodurre. L'oro si riproduce solo con l'oro, non ci sono altri metodi. E quindi questo è un po' un handicap. Però anche questo invece potrebbe essere una cosa interessante da sviluppare. Proviamo ad andare avanti che vediamo altre cose. Ecco, questa per esempio è uno dei primi, le prime rappresentazioni che è stato fatto, perché poi, ripeto, comincia alla fine dell'Ottocento, cominciano con alcuni film che vediamo qui alcuni. Ecco, questa per esempio è Sara Bernhardt. Sara Bernhardt è curiosa perché è la prima che intanto viene a Ravenna proprio per vedere Teodora e per vedere questa sua rappresentazione di Teodora dove c'è la musica di questa opera con la musica di Massenet ed è importante perché in quel periodo c'era la sua concorrente fondamentale, no? Che era poi la signora che stava con D'Annunzio, che anche lei viveva qui a Ravenna e veniva spesso, e quindi si fece un po' sfuggire il personaggio di mano, cioè Sara Bernhardt è quella che lancia nel Novecento il personaggio e l'icona di Teodora. Ma quella che vedete in mezzo invece è una persona più sfortunata, che a una festa della fine dell'Ottocento che si svolgeva in Inghilterra, lei è la signora Churchill, cioè la madre di Winston Churchill, che ebbe la malaugurata idea durante una festa di vestirsi da Teodora e dovette subire una specie di linciaggio proprio perché diceva che una figlia di così importante della nobiltà e dell'aristocrazia inglese non poteva vestirsi con gli abiti di una prostituta, e quindi anche lì fu in qualche modo, però invece è una cosa molto bella, proprio per vedere come il personaggio cresce, e cresce sull'onda, come dicevamo, dello storico Procopio, che come storico era una schifezza, diciamocelo insomma, no? Perché prende di mira Teodora e racconta tutto il peggio e tutto di più, anche cose vere, ma soprattutto racconti il verosimile, che è molto peggiore nel gossip del vero, e quindi ha un'incidenza nella costruzione e nella fantasia di Teodora importantissima. Mentre invece Teodora ha fatto delle cose che sono importanti proprio come rivendicazione sociale. Uno dei problemi più gravi che c'era a Istanbul in quegli anni, che non si chiamava Costantinopoli ovviamente, era per esempio che molti uomini compravano le ragazzine dei genitori ed erano dei lenoni di professione e le mettevano nella prostituzione e ci guadagnavano su queste. Ecco, Teodora fu tra le prime che riuscì a bloccare questa cosa. Adesso, se no sembra che raccontata così me la stia inventando, però vi leggo giusto due righe di un altro storico, più interessante, vero? Allora,
Su un terreno più solido e certamente più utile alla comunità, Teodora si mosse adottando provvedimenti contro lo sfruttamento della prostituzione. In questo caso siamo di fronte a versioni contrapposte dello stesso avvenimento. Giovanni Malala, scrittore monofisita, quindi era della stessa parte, diciamo, religiosa di Teodora e non un avversario, come l'imperatrice, quindi a lei favorevole, è prodigo di lodi per l'iniziativa. In quel tempo, nel 520, la pia Teodora aggiunse questa alle sue buone azioni. I cosiddetti lenoni raggiungevano ogni luogo alla ricerca di poveri che avessero figlie e si dice dando loro garanzie e poche monete le portavano via. Le costringevano quindi a prostituirsi finché Teodora ordinò che questi lenoni fossero arrestati e messili a confronto con le fanciulle impose ognuno di loro di dichiarare sotto giuramento quanto avevano dato ai loro genitori. E loro dovevano restituire alle giovani i soldi, un abito ad ognuna, perché questa è sempre la sua passione per i vestiti che aveva Teodora, e di ridare la libertà a queste giovani. Questo fu una cosa che rivoluzionò tutto il rapporto anche economico delle città. Un'altra cosa importante che fece è che le forme di adulterio erano piuttosto diffuse. Le adultere erano uccise, un po' come succede anche qualche volta che vengono lapidate in alcuni paesi del Medio Oriente. E lei pose fine a questa cosa dell'adulterio, riuscendo anche perché poi dopo cosa succedeva? Che molti mariti che si volevano così liberare dalla moglie dicevano che era un'adultera e la cosa era finita lì per lei, no? Ecco, lei riuscì a interrompere questo ciclo di sfruttamento di queste leggi e ribaltò la cosa, cioè ribaltò che il marito doveva provare che ciò era avvenuto prima di tutto. Poi non c'era più la pena di morte per l'adulterio, cosa che prima esisteva, come ancora ripeto in alcuni paesi, e riuscì anche a fare in modo che le donne si liberassero di questo gioco e gli trovava anche altre situazioni. Cioè a Teodora piaceva moltissimo combinare matrimoni, cioè era di quelle, un po' come succede a molti, però insomma gli piaceva combinare matrimoni, faceva anche dei matrimoni impossibili e usava anche, per esempio nei confronti di certi avversari, no? In alcuni personaggi che lei riusciva a mettere in crisi alleandosi con le donne, no? Quelli che si erano arricchiti in Africa, per esempio, come certi personaggi, no? E lei riusciva a creare delle situazioni di matrimoni tali da mettere in crisi i capitali di questi personaggi e di acquisirli lei in quanto imperatrice, insomma, no? E aveva appunto queste doti che, come diceva lui prima, è veramente la femminista di 15 secoli fa, una delle prime che riesce a governare tutta questa cosa. Ora, questa per esempio è un'immagine, ecco, questa è quella che dicevamo prima ecco, questa è un'immagine di un film, per dirvi poi, per farvi vedere delle immagini, poi dopo lui dirà meglio. Poi comincia attraverso la cinematografia questo è un film del 1969-70 che in Italia fu distribuito nel 70, dove c'è Orson Welles che fa Giustiniano e una che meno simile a Teodora non si poteva trovare, che è Silva Coscina che interpreta Teodora. Ora capite che c'è un po' di differenze, no? E questo fu distribuito negli anni 70, erano due episodi, era un film molto curioso. E Orson Welles si cimentò nella parte di un Giustiniano che, almeno qui vedete, ha la barba, è anziano, non è quello imberbe con cui lui si faceva rappresentare come se fosse stato un eterno giovinetto. Proviamo ad andare avanti, che vediamo un po' di immagini. Questo qui credo sia Chini, Galileo, che era nella Biennale di Venezia, una delle prime Biennali di Venezia, in cui lui appunto si ispira un po' a tutti i mosaici ravennati. E anche il periodo Liberty è affascinato da queste cose, quindi non solo la parte delle avanguardie storiche, ma anche il film di prima, che era La caduta dei barbari, è uno dei tanti, come ce n'è un altro, l'altro è ancora peggio però, non so se ci sia un'immagine. No, adesso qui allora, passiamo di qua, andiamo verso la moda. Un altro dei punti in cui è importante Teodora è nella moda. Non esiste stilista, gioielliere, disegnatori di calzature che in qualche modo non si siano ispirati a Teodora. Ora, questa qui è la collezione, credo sia quella di
di Coco Chanel che fece Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld venne a Ravenna una mattina con un'auto a noleggio, fece un passaggio a Ravenna. Nessuno gli chiese di fare una sfilata a Ravenna, ovvio, perché noi, a noi queste cose non interessano. E ha fatto un libro, ha pubblicato un libro a tiratura limitata, molto bello, non so, forse è subito dopo questo, almeno la copertina, che si chiama Byzantine Framen, dove ci sono tutti i mosaici di Ravenna, ma non è mai citata Ravenna. È una cosa molto bella, una tiratura, ripeto, molto limitata, però anche lui, come dire, è passato di qui e non ha lasciato traccia, non ha lasciato nessuna. Proviamo ad andare avanti. Ecco, questo invece credo sia Dolce Gabbana, anche loro si sono ispirati più ai mosaici siciliani che a quelli di Ravenna, però si vede che anche loro hanno fatto l'istituto d'arte, infatti Dolce Gabbana ha fatto teatro all'istituto d'arte in Sicilia, e hanno fatto tutta una collezione impostata sul mosaico. Proviamo ad andare avanti. Anche nel fumetto, questo per esempio è Milo Manara che si è ispirato. Poi ci fu anche un bellissimo fumetto, adesso bellissima la parola sbagliata, ci furono dei fumetti degli anni 30 dove anche il fascismo si occupò di Teodora, no? E fece la storia d'Italia a fumetti, però tutto il fumetto era desunto da quello che diceva, come dicevamo prima, da Procopio, quindi era tutta una visione così un po' semiporno, no? Che poi riprenderà negli anni 80, sempre questa cosa qui dei fumetti porno con Teodoro, no? Che andavano molto in quegli anni di ricordo. Proviamo ad andare avanti. Ecco, questo invece è un altro modello che ha disegnato una nostra stilista qui di Ravenna, quando facciamo quella famosa serie di mostre dedicate a Teodoro, ed è un costume ispirato a Teodoro, appunto da Monica, che è una cosa molto bella, credo sia andata anche venduta a qualche signore di Ravenna. Per dirvi che è un brand talmente importante, proviamo ad andare avanti a dire cosa c'è. Ecco, questa è l'altra cosa che fece, la manifestazione che facemmo il filo di Teodoro, dove lì riuscimmo anche per la prima volta a portare a Ravenna quella, l'unica persona al mondo che potrebbe ancora ricostruire un vestito come quello di Teodora, attraverso questo bisso, quello che vi dicevo prima, questa seta di mare, che questa Chiara Vigo, che è l'unica signora che in Sardegna continua a tramandare questa rarissima possibilità di fare ancora della porpora, così come si faceva nel V secolo. E la invitammo e ci fece vedere appunto come si costruivano una volta i vestiti. Proviamo ad andare avanti. Ecco, un'altra curiosità è quella che vediamo adesso. Questa è sono alcune foto di un libro che mi è stato regalato quando scoprimmo che Versace era un grande amante del mosaico. Tutte le sue ville sono piene di mosaici, sia quella di Miami che quella qui che è sul lago di Como, queste sono alcune immagini, e sono piene di mosaico perché lui era un amante del mosaico. Su questo c'è un racconto un po' strano, no? Che non so se c'è qui qualche cosa, vediamo, facciamo andare avanti. Ecco, queste sono altre parti della villa sul lago di Como, che è tutta storiata di mosaico, e perché poi mi raccontò Santo Versace che nelle case dove andava lui voleva ricoprire di mosaico. Tant'è che noi gli regalammo un mosaico dedicato proprio, che facemmo quando morì Versace, io lo portai direttamente a Milano, e in quell'occasione mi fece un racconto strano e doloroso. Noi in questa cosa era rappresentata la medusa, che è il simbolo di Versace, con una colomba ferita a morte che regalammo alla Maison Versace in quell'occasione. E lui fece un racconto piuttosto curioso, cioè disse che la sfilata prima di essere ucciso Versace a Miami, la sera prima, doveva fare una sfilata, e fece una sfilata a Firenze. In quell'occasione fece una delle prime sfilate assieme a un coreografo che era Béjart. E pochi giorni prima con Maurice Béjart vennero a Ravenna e vennero a vedere Teodora, vennero a vedere i vestiti di Teodora. Tant'è che questa sfilata fu fatta con Naomi Campbell vestita da Teodora, che con una pistola sparava sul pubblico.
Ed è una cosa piuttosto strana, perché due giorni dopo lui a New York fu ucciso con una rivoltella proprio un po' nello stesso modo. Il video di questa sfilata, io ho provato a chiedere, anche non esiste, esiste un video che però la Maison Versace tiene segretato perché dice che in qualche modo non porta bene, però ci riconferma sempre questo rapporto che c'è tra Ravenna e la morte, che molti scrittori hanno sempre detto, no? Molti vengono qui a morire, molti passano di qui prima di morire. E questa cosa qui di Versace fu veramente una cosa curiosa, perché anche quella sarebbe importante riuscire a poter vedere questo così segretato video per capire come Teodora abbia influenzato, proviamo ad andare avanti, molte cose. Ecco, io volevo finire un attimo, poi casomai torniamo in un dialogo disperato, con l'ultima immagine di Teodora, che è stata fatta questa notte da un mio ex alunno, che è un grande disegnatore di fumetti, allievo di Ugo Pratt, che disegna Corto Maltese. E l'altra sera gli ho detto che dovevo parlare di questa cosa di Teodora, e allora questa notte l'ha fatta e ha fatto questo disegno di Teodora, che è una Teodora, oggi diremo, un po' dark, un po' strana, ricorda un po' quella Teodora che non era Teodora, ma era la bizantina che è nell'Armata Brancaleone, non so se vi ricordate, c'era quell'attrice Barbara Steele, no? Quella bizantina un po' lasciva, che in qualche modo raccontava Teodora in certi momenti. Ecco, questo ricordo un po', però ecco, questa è l'ultima immagine di Teodora, perché è stata realizzata questa notte da un importante disegnatore di fumetti che è Babini, Stefano Babini. E quindi potremmo chiudere con l'ultima immagine di Teodora. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Io mi chiamo appunto Farinelli Francesco, come vi introduceva Pietro, mi occupo di comunicazione e in modo sicuramente più prosaico rispetto a come hanno trattato l'argomento Pietro e il professor Landi, ho cercato un pochino di ricostruire quello che potrebbe essere, può essere oggi, la visione di Teodora vista dal punto di vista dei mezzi di comunicazione, specialmente del web, e quindi in modo molto anche banale, se volete, capire come e che cosa viene fuori rispetto alla ricerca che un utente comune può fare sul web e che cosa può vedere rispetto a Teodora e quello che Teodora dice e racconta oggi attraverso questo media in particolare. Poi in realtà scopriremo alcune cose, le ha già dette appunto il professor Landi, rispetto alla cinematografia, che è un incrocio appunto di tanti percorsi, di tanti ambiti diversi, perché Teodora è presente nel cinema, però è presente allo stesso tempo nel marketing di prodotto, è presente nella moda, è presente nel fumetto, in tante arti diverse, ma anche appunto nella comunicazione e in quello che è il marketing, se vogliamo. Quando prima si parlava di fare di Teodora un brand, ecco, questo in parte è già stato fatto, ma sicuramente da quello che poi potremmo evincere da questa brevissima analisi, a mio parere verrà fuori che è un brand che è ancora molto poco sfruttato, che sicuramente potrebbe essere, come dire, preso in considerazione. Allora, spero si veda, ecco, io partirei appunto, come ha già accennato il professor Landi, dalla rappresentazione che il cinema dà di Teodora. Questo è uno dei primissimi film che viene realizzato su di lei, è appunto la messa in scena di Leopoldo Carlucci ed è tratto dall'omonimo dramma di Victorien Sardou, ed è appunto Teodora, qui è Rita Jolivier che la interpreta in questo film, che riporta uno dei siti italiani, uno dei portali che si occupa di cinema muto, che è sempre in ombra. Adesso se funziona il collegamento. Ok, non funziona. In ogni caso, questo film viene realizzato nel 1922 e il sito
sempre in ombra.com, che è appunto uno degli archivi, uno dei portali più importanti che parlano del cinema muto, racconta che ci fu una vera armata di 25.000 figuranti, 30.000 costumi per realizzare questo che fu uno dei primi colossal del cinema muto, nel quale appunto l'imperatrice viene raffigurata, anche se poi vediamo che nel cinema, sia in questo che negli altri che seguiranno, la fedeltà al racconto storico non è sicuramente la principale caratteristica che viene poi seguita. Ecco, dal 22 passiamo a quello sempre al film di cui parlavamo prima, che è Teodora l'imperatrice di Bisanzio. In questo caso è una produzione diretta da Riccardo Freda con Gianna Maria Canale nei panni di Teodora, e in questo senso Teodora diventa veramente come dire, rappresentata in uno dei primi colossal che parlano di lei. Siamo quindi nel 1954, in questo senso questo film ebbe, diciamo, un ottimo successo sia di pubblico che di critica. Ne scrisse in particolare il New York Times, suggerendo, questa è una curiosità abbastanza particolare, suggerendo al regista, il New York Times riportava, Cecil B. DeMille, il nostro più importante regista, dovrebbe imparare da Freda, proprio perché questo film diciamo, brillava all'epoca per la sontuosità della scenografia e di tutto quello che viene realizzato poi di contorno. Uscì in tantissimi paesi, in questo caso qui abbiamo un esempio della locandina che uscì in Francia e che diciamo, a livello cinematografico è il film che forse maggiormente ha rappresentato l'imperatrice Teodora nel corso del Novecento. La calata dei barbari, ne abbiamo parlato prima, qui appunto Teodora in realtà ha un ruolo marginale perché il film si incentra sulla fine del regno ostrogoto, anche se anche in questo caso l'attendibilità storica è molto poca. Come abbiamo detto, appunto, Orson Welles qui interpreta Giustiniano. Andando avanti, passiamo a quello che è invece banalmente l'ambito più legato al mondo, sempre della produzione video, però al media per eccellenza, che riguarda la pubblicazione di video online, che è YouTube. Su YouTube troveremo prima di tutto una delle prime visualizzazioni, è questo bel racconto storico realizzato dalla Zanichelli, appunto, che fa parte di una collana che si chiama I racconti dello storico, intesa per aiutare la didattica in classe. Uno dei primi filmati che la Zanichelli realizza è proprio questo su Teodora. Sostanzialmente su YouTube ne possiamo vedere solo una prima parte, perché poi ovviamente c'è la versione completa sul sito della Zanichelli, ma presenta in modo molto chiaro e attraverso l'uso di infografiche, disegni dell'epoca e una narrazione anche piuttosto scorrevole, quindi tutto il percorso di Teodora dalla nascita fino appunto alla morte, quindi presentando tutte le vicende. In questo senso questa tipologia questo documentario è stato strutturato proprio per l'insegnamento scolastico e quindi per come diciamo, strumento che va a coadiuvare l'attività didattica in classe. Ecco, torniamo qui invece a un altro, passiamo a un altro ambito, che è quello del marketing vero e proprio di prodotto. Molti di voi credo che si ricorderanno dell'olio Teodora, commercializzato dal gruppo Ferruzzi. Qui ho preso un'immagine che proveniva da una campagna pubblicitaria. In questo senso esistevano tre linee di prodotto per l'olio Teodora, che ognuna caratterizzata da un colore diverso. E qui ancora una volta è YouTube che ci fa da archivio. Si può trovare appunto sia su YouTube che su molti altri siti in realtà questo video, che non è nient'altro che la pubblicità, allora appunto era il carosello, che nel 1969 presentava Zorri Kid, questo fumetto. Sì, devo ritrovare il link perché ve lo volevo far vedere, infatti, perché appunto
Esatto, è realizzato appunto da Iacovitti, 1969, ed è molto particolare perché presenta appunto questo olio Teodora realizzato dal gruppo Ferruzzi all'interno, e qui diciamo è proprio il marchio, il brand Teodora che viene, la pubblicità se ne lo fa proprio e quindi diventa sostanzialmente parte dell'ambito pubblicitario di massa. Ora, scusate, visto che i link non funzionano, andrò io direttamente così. Sicuramente facciamo. Mentre lo prima. Cerchi, dico una cosa. Prego. Sulla. Allora, dove era prodotto l'olio Teodora? Era di fianco a dove era prodotto allora l'olio Teodora. Adesso lo stabilimento non è più del gruppo Ferruzzi, è della Bungi, di una società multinazionale straniera, e comunque producono ancora l'olio di arachidi, di soia, eccetera, ma non c'è più il marchio che ricordavamo, Teodora. Di fianco è stata ristrutturata, di fianco a quello stabilimento, è stata ristrutturata la centrale termica dell'Enel che produce energia. È stata ristrutturata con nuove turbine, utilizzando una tecnologia moderna e non più con olio combustibile ma a gas. La centrale è stata intitolata a Teodora e quindi c'è questo passaggio da una produzione industriale a una produzione di energia che si lega al mondo moderno, alla comunicazione. E il marchio di Teodora, fra l'altro, come femminista ante litteram e icona di un certo tipo di impegno femminile, è stata adottata dal Club Soroptimist di Ravenna, che promuove appunto service nell'ambito femminile, e quindi è il Soroptimist Ravenna porta come simbolo l'immagine di Teodora. Eccoci, adesso avviamo il video. Siamo riusciti. Teodora presenta Forry Kid. Sanguisughe, manca soldi! Io la tassa sulla vecchiaia non la pago! Questo lo dici tu, nonnito! E adesso andiamo a fare due chiacchiere in prigione. Voglio la barba, voglio! Qui c'è bisogno di Zorri Kid. Zorri, Zorri Kid. Voglio la gotta, voglio! Non ci sono, sto lavorando. Capitano, c'è di là un cavaliere che chiede di voi. Chi è? Non lo so, ma mi ha scritto una zeta sulla pancia. Por la maiella, Zorri Kid! In nome della cosa la California ti dichiaro defunto! E io ti dichiaro matto! E io mi dichiaro salvo! Zorri, Zorri Kid! O ti ballo la testa! Olè! Magna! Chi di palla colpisce, di palla perisce! E all'inferno finisce! Ma ti trivello il naso, Zorri Kid della maiella! Capitan Malandero, Zorri Kid è invincibile, invulnerabile e indistruttibile, mentre voi... E io? Mentre voi vi trovate sotto una pressa di 200 kg, fermo là, sorridete. Finalmente posso scrivere la mia zeta in santa pace. Per la maiella! Per la maiella! Zorri Kid vi ha presentato... Teodora! 1, 2, 3! Teodora! La, la, la. Olio di semi vari! Marchio rosso! Olio di girasole! Marchio azzurro! Olio di arachide! Marchio verde! 1, 2, 3 tipi di olio di semi per consentire una scelta completa, una scelta sicura per ogni tipo di cucina. Teodora semi vari, Teodora girasole, Teodora arachide. 3 tipi diversi, una sola qualità. Teodora.
Bene, ecco, questo era una piccola testimonianza che, come notavamo con Pietro, in effetti anche nelle varie linee dell'olio si rispettano quelle che erano le divisioni all'interno di Costantinopoli, quindi gli azzurri, i rossi, e i verdi. Però Teodora non è solo appunto nell'ambito, per rimanere appunto nell'ambito dei prodotti, Teodora è un brand utilizzato anche nella vinificazione, quindi nella produzione di vini. Questo senz'altro è il vino più famoso, almeno al momento, più noto, che utilizza il marchio Teodora e utilizza, come vedete, questa è l'etichetta anche del prodotto che viene fatto in provincia di Cosenza. E, fra l'altro, questo vino viene fatto in particolare da un'imprenditrice che è la stessa, appunto la coincidenza vuole che sia una donna a sua volta, che la tenuta si chiama Terre Nobili. Ora vado direttamente, scusate, ma purtroppo i link, visto che comunque stiamo parlando di Teodora nel web, tanto vale fare la ricerca dal vivo. Questa è l'azienda vinicola. Oltre a Teodora, appunto, che di fatto, come potete vedere qui della scheda, è un uvaggio, è un Nerello Cappuccio e Mascalese 100%, l'azienda produce tutta una serie di vini che hanno nomi dei personaggi storici, in particolare del Medioevo europeo, e le stesse etichette, come vedete qui, ricordano i mosaici, si ispirano direttamente al mosaico. In questo senso, sempre continuando con il marketing di prodotto, Teodora arriva anche nel caffè ed è proprio un'azienda di Ravenna che produce una linea di capsule di caffè Teodora, la Commerciale Adriatica, che ha sede a Russi. Questa azienda, fra l'altro, fa una vera e propria dichiarazione di intenti nell'etichetta e in quello che è la promessa pubblicitaria relativa a questo caffè, perché proprio si ispira direttamente all'imperatrice Teodora, che viene citata nella dichiarazione, appunto, con dichiarazione quasi di affetto all'interno di questa linea di prodotti. Sempre continuando all'interno nel mondo del caffè, conoscerete tutti il caffè Teodora a Ravenna, via Corrado Ricci, che appunto ha avuto cambi di gestione, ma è un altro esempio di come Teodora e la sua figura venga ripresa. Ovviamente a Ravenna questo ha ancora di più una valenza particolare, in questo senso il caffè Teodora lo troviamo anche su TripAdvisor, quindi Teodora arriva anche su questo portale social media di viaggi, cercando caffè Teodora, una delle dei primi risultati che si hanno all'interno appunto della ricerca è proprio la geolocalizzazione con TripAdvisor di questo caffè nella città di Ravenna. Continuando con la scelta del naming riferito a Teodora, troviamo una casa di distribuzione cinematografica a Roma, la Teodora Film, che comunque è una casa di tutto rispetto, che da oltre 15 anni, attraverso il nome dell'imperatrice, distribuisce moltissimi film nelle sale di tutta Italia. Teodora però ricorre, come dire, anche nelle attività sportive, soprattutto sempre nella città di Ravenna, dove troviamo la scuola di ballo Teodora Danze, che appunto si ispira nel nome, e in questo senso possiamo notare una piacevole coincidenza tra quella che è appunto la vicenda storica di Teodora, che inizia come ballerina e come danzatrice, la scuola di danza, diciamo, vuole forse indirettamente omaggiare questo percorso che la stessa Teodora fa, e il consorzio Teodora, che invece è la squadra di pallavolo che ovviamente tutti conoscerete per il prestigioso passato di questo team, soprattutto con i tanti titoli vinti dalla squadra maschile e femminile negli anni '80, oggi rinnovatasi attraverso il marchio Teodora Conad di Ravenna.
Abbiamo parlato, abbiamo accennato prima appunto di Teodora nel mondo del fashion, quindi le due collezioni più importanti realizzate negli ultimi anni, fra l'altro, sono state proprio quelle che Karl Lagerfeld ha disegnato per Chanel nel 2011 e quella di Dolce & Gabbana presentata a Milano nel 2013. Quindi in questo senso, già il professor Landi ci ha fatto notare alcuni elementi, è il fashion che prende e si ispira direttamente al mosaico, ma anche appunto probabilmente allo stile di vita dell'epoca, per ricreare due linee che sono sicuramente, come vedete anche da alcune immagini, molto ricche di decorazioni e di elementi preziosi. Questa è quella più, come abbiamo visto, riferita alla collezione di Dolce & Gabbana. Qui invece abbiamo alcune immagini della collezione Chanel, intitolata proprio Paris Byzance, che sono entrambe quindi sorprendentemente recenti. E questo ci porta appunto a scoprire come fondamentalmente all'interno del, non si vede molto bene, all'interno del web oggi ritroviamo tantissimi anche articoli che parlano di Teodora. Ve li cito direttamente per semplicità. Negli ultimi anni sono usciti una serie di articoli, soprattutto riguardanti la figura dell'imperatrice, anche sulla stampa estera. Ne parla prima di tutto il Guardian come riferimento all'imperatrice, alla vita dell'imperatrice. Il Guardian realizza un articolo nel quale la vita di Teodora viene vista come perfetta per la fiction, per realizzare un romanzo o comunque per realizzare opere di finzione riferite anche al cinema. E ne parla il Daily Telegraph con un articolo nel quale si riportano tutte le celebrità che hanno scelto il nome Teodora per i propri figli. Tra questi viene citato, insomma, qui siamo veramente sul gossip, Robbie Williams, Elton John. Ne parla poi il New York Times, riferite in particolare al libro di David Potter, che si intitola Teodora, Actress, Empress, Saint. In questo articolo, nel quale seleziona una serie di libri, di biografie in particolare, che segnala essere tra le possibili biografie adatte, anche queste, per essere rappresentate sul grande schermo. Ne parla l'Independent in un articolo del 2012, dove si presenta il nuovo libro dell'autrice Stella Duffy, che ha realizzato già un primo volume dove racconta le vicende della prima Teodora nel 2010, mentre nel 2012 appunto l'articolo dell'Independent intervista l'autrice per l'uscita del secondo romanzo, che si intitola The Purple Shroud, ovvero Il velo color porpora. Quindi torniamo appunto alla storia e agli elementi che hanno fatto di Teodora e che hanno contribuito a costruire la sua immagine. In questo senso possiamo dire, a livello comunque di considerazioni finali su tutte quelle che sono le attività e il fatto che il nome di Teodora e il suo brand, come dicevamo prima, nell'ultimo secolo è stato sicuramente sfruttato e in particolare negli ultimi anni dalla ricerca appunto che si può fare sul web, viene fuori come Teodora sia una figura tutto sommato piuttosto conosciuta, e forse da un punto di vista pubblicitario l'analisi e la storia che ne traccia Procopio, sicuramente non attendibile, verosimile come dicevamo, però da un punto di vista del marketing e della pubblicità, molto banalmente potremmo dire che è stata comunque pubblicità per questa figura e per questo personaggio. Un personaggio che si rivela essere comunque un personaggio modernissimo, perché è un personaggio che è fatto di luci e di ombre. Non è un caso che tanti sono gli articoli che suggeriscono che la vita di questa donna straordinaria può essere sicuramente materiale per
chiaramente quella che è uno dei media principali di oggi, quindi il cinema, soprattutto le serie televisive, perché è proprio un personaggio che restituisce una complessità e anche nel mondo del marketing e della comunicazione una complessità che deve essere ancora sicuramente esplorata. Chiuderei semplicemente dicendo che appunto Teodora dalla propria vicenda personale mantiene una straordinaria vivacità rappresentativa nella contemporaneità e quindi anche sulla rete e soprattutto in quelle che sono tutte le declinazioni che abbiamo visto molto brevemente sia nel mondo della comunicazione sia nel mondo appunto dell'arte visiva, visuale soprattutto. No, la cosa che così viene spontanea a dire, quando Ravenna si accorgerà di avere un patrimonio di questo genere, un'immagine come quella di Teodora, che impostarla nel mondo costa miliardi, cioè per riuscire a impostare sul web, nella pubblicità, nelle cose, un'immagine come questa, ci sono dei costi altissimi per inventare un brand di questo tipo, che quando Ravenna si accorgerà che si potrebbe fare, io so che c'era una signora Ravenna tempo fa che raccoglieva tutti, dai gadget più strani ai profumi e le immagini, cose che riguardavano il mosaico Ravenna e Teodora. Ecco, quando è che Ravenna per esempio comincerà a pensare che si potrebbe fare una mostra seria per attirare l'attenzione su questa cosa? Speriamo che qualche amministratore di Ravenna se ne accorga, insomma, ci vorrà tempo, però noi abbiamo pazienza. Insomma. Teodora resiste da 15 secoli, quindi. Grazie della partecipazione, continueremo entrando nell'Ottocento con Teresa Gamba il prossimo venerdì alla stessa ora. Buonasera, grazie.